detto, giocare più vicino a rete, Jacopo. Siete troppo staccati, sono sempre in stacco. Coprono il campo in due, non serve fare muro con voi, non ha senso se ci pensi. No, la mano sinistra, che la fai una bastarda. Questo bellissimo. Questo. Sì, ho capito, ma se aveva una, cioè, era a 7 metri d'altezza sto pallone, non è che lo puoi murare. Rusca è destro, di portare più dall'altra parte del campo se vuoi attaccare, sennò al centro del campo tu non salti abbastanza per riuscire a gestire l'incrocio delle righe. No, devi tenerti davanti, ma Rusca devi andare per il e attaccare all'asta se vuoi farlo bene. Dai Dima, Dio di Dio, puoi tenere il petto voltato nel campo dove vuoi tirare il pallone? Invece che stare voltato verso Pancake e voltarti in volo, perché Abra è sempre fuori per questo. Però ti ha levato le ace. Alta efficienza ma nessun sbilanciamento. Che schifo! Bravo Rusca, grazie! Jacopo, sai attaccare bene di seconda! Non stare a fare i pallonetti lì! Salta, attacca il pallone sul fondo del campo, hai fatto prima! Colpo imprendibile! Comparabile tra l'altro, quindi non è che debba dire ci hai lavorato con la forza! Alto lì, croce! Questo è un gran palleggio, questo è un gran palleggio. Marco, lavora di più sulla precisione e meno sull'altezza. E meno sull'altezza. Se lui ti chiama gli schemi di gioco, meglio bassi che alti. Basta che rimangano precisi. Perciò se la 5 diventa super, mi sta bene. Non ho problemi. Questa è molto alta. Non è intelligente tirare sul muro a caso. I passavi alto come hai fatto prima e di nuovo punto tuo. Sì, hai saltato anche stranamente bene dritto, cioè è un'emozione unica. Segnalo il posto di nascita. Campione. Recezione doppio più attacco in croce, va bene, oh ragazzi, cazzo dobbiamo farci. Perfezione assoluta. Dima, se vuoi levarti l'incombenza di attaccare ogni pallone, che tra l'altro gli stai facendo piano rispetto alla tua norma perché hai tirato fuori fino adesso, apri questa ricezione. Cioè, Jacopo che è uno specialista di attacco di secondo, non l'hai mai sfruttato se non due volte. Primo errore di battuta. Contro coppia numero uno. Quanto siamo? Sempre contro di loro. Anche voi? Sì, a voi. Quanto che almeno non ci sono discussioni.
la cosa più bella che tu possa fare su quella difesa lì è aprire per spingere dalla tua parte quando c'è il muro che sta murando il lungo lì. Non ci arriverà mai. Ah no, non c'è. Mai ci arriverà. È stata una cosa incusita. Sì. Vale uno comunque Jacopo, ricordalo. No, sai che tutti quelli che giocano a pallavolo sono dei complessi che roba da avriare perché non fanno nessuno sport, quindi. Bellissima Simo, complimenti. Perché sei sempre in movimento, Galeandro, non sei mai fermo quando stacchi. Sì. Dio, Kai, il fatto è questo, continuando a giocare Classic, ok, tutti i tuoi cazzi appoggi vanno davanti a te. Okay, capisci quanto è difficile per uno che sta lì tenerti l'appoggio davanti a te quando sei in fila? Perché se io lo faccio fare a 100 volte ai ragazzi che sono andati per testa, te l'appoggio va, allora attacca di sempre. Tu lo fai per fare tre tocchi. E questo è il tocco. Balla. Ricordo Marco. Sti cazzi. Questa sì. Quanto? Dai ora. Rusca, meno commenti più gioco. Giusto, 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 giusto. Bravi, bravi. Questo va benissimo. Non è una 5. Non è nessun tipo di alzata questa. Sì, ma era una palla vicina e ovviamente ci trovi ori di fronte sulla palla vicina, ragazzi. Io l'ho visto che mi andava dietro e il mio cervello ha fatto... Quanto avete fatto? 6-7-3. Quanto? Dai, giù, basso, giù, giù. Non ti attaccare sempre il centro del campo, ragazzi, però... La fatica del Dio.